Onorevole Locatelli, oltre un anno in Parlamento, quali sono stati i provvedimenti che l'hanno particolarmente impegnata? Sicuramente i provvedimenti che si riferiscono alle tematiche femminili, alle tematiche di genere, in primis la Convenzione di Istanbul contro la violenza e la violenza domestica, che si regge su tre pilastri: punizione, ma soprattutto protezione delle vittime e prevenzione della violenza. E corollario di della Convenzione di Istanbul, il decreto sul femminicidio, che è un decreto che non ci ha entusiasmato, ma nel lavoro parlamentare abbiamo tentato di aggiustarlo. Secondo argomento, il tema dei diritti civili. Abbiamo lavorato per il disegno di legge contro l'omofobia, il divorzio breve e abbiamo lavorato moltissimo per fermare il presunto metodo Stamina, che è un metodo la cui scientificità non è mai stata provata. E noi non vogliamo che un sistema di cura non provato scientificamente illuda tante famiglie. E poi in quest'ultimo periodo la riforma della legge di cooperazione allo sviluppo, una riforma che abbiamo aspettato per 27 anni e l'abbiamo portata a termine. Lei fa parte della Commissione Esteri della Camera e la politica estera possiamo definirla la sua materia, sia per quanto riguarda l'impegno da parlamentare, sia per il suo ruolo di Presidente onorario dell'Internazionale Socialista Donne. Quali esperienze e iniziative in quest'ultimo anno? Sì, faccio parte della Commissione Esteri insomma, è la mia materia di specializzazione. Le iniziative. Intanto voglio precisare che sono contenta che la cooperazione internazionale sia diventata parte integrante della politica estera, qualificandola, perché le cose devono andare in parallelo e integrarsi. Poi la politica estera non si fa con le leggi, si fa con i rapporti, le missioni, gli scambi di esperienza. E quindi si viaggia e si viaggia molto, anche in modo faticoso. Allora, il primo viaggio importante per me per importanza, ed è stata la missione a Lampedusa. È una missione italiana, ma Lampedusa il 3 di ottobre siamo andati con la Presidente Boldrini a visitare quell'isola e purtroppo nell'Angra abbiamo anche visitato i 100 corpi, emblema di questo dramma. Poi sono stati in Algeria per discutere della legislazione a favore delle donne, poi sono stata a New York, alle Nazioni Unite, perché ogni anno ci si riunisce come donne di tutto il mondo, donne istituzionali e donne delle ONG per definire la nostra agenda e adesso stiamo facendo il lavoro di preparazione per Pechino più 20. Poi sono stata a Zagabria, a 20 anni da quella tragica guerra dei Balcani, in un convegno regionale per pensare come posso dire, alla compensazione, che è una brutta parola, per le vittime femminili, le vittime della pulizia etnica, gli stupri di guerra. Sono stata poi a Città del Messico, questo sono come presidente dell'Internazionale Donne, ma le due attività si intrecciano. E forse i due viaggi più interessanti sono stati in Yemen, dove abbiamo incontrato le donne costituenti, si sta rifacendo la Costituzione in Yemen, e abbiamo passato la nostra esperienza per come le politiche e i principi di genere debbano permeare una Costituzione. L'ultimo viaggio in Ruanda, in occasione di un summit mondiale delle donne parlamentari di tutto il mondo, che è coinciso anche per data con la celebrazione del 20° anniversario del genocidio contro i Tutsi. Ed è stata un'esperienza molto intensa, intanto perché incontrare tutte le parlamentari o insomma grandi delegazioni di parlamentari del mondo è sicuramente un incontro arricchente, ma soprattutto mi ha impressionato conoscere questo paese. Sono riuscita a conoscerlo abbastanza anche perché ho avuto l'assistenza davvero perfetta del nostro ambasciatore Dejak laggiù. Mi ha fatto incontrare la ministra dell'economia, la presidente della Camera, il sindaco di Kigali, il commissario all'Expo. Ecco, si fa politica internazionale attraverso questi incontri. Hai presentato anche due mozioni importanti, cioè più di due, ma due particolarmente importanti. Sì, dunque, una mozione sempre legata ai temi di genere, una mozione per chiedere al nostro paese di farsi parte diligente perché il tema dei matrimoni precoci, matrimoni delle bambine, sia discusso all'ONU, perché vedete il matrimonio precoce con bambini di 7, bambine 7, 8, 10, 12 anni, a mio parere è pedofilia legalizzata.
E siccome noi abbiamo un passato importante come paese nella lotta contro le mutilazioni genitali femminili, ecco, questo fa parte del tema lotta alla violenza contro le bambine e le donne. Quindi abbiamo chiesto questo al nostro governo, di farsi parte diligente perché diventi un tema da discutere alle Nazioni Unite e perché diventiamo nuovamente capofila di questa campagna importantissima. L'altra risoluzione è purtroppo legata al dramma del conflitto israelo-palestinese e abbiamo fatto anche un intervento in aula, non solo presentato la mozione, chiedendo che si capovolga l'approccio, perché noi da anni, da decenni si sta tentando di risolvere questo paese e sappiamo qual è la soluzione possibile: due popoli, due stati. Ecco, partiamo, diamoci come Unione Europea una sorta di impegno, definiamo una data, ad esempio la fine dell'anno prossimo, e diciamo: alla scadenza l'Unione Europea riconosce lo Stato palestinese. Si parte dalla soluzione e si costruiscono, andando all'indietro, i passi per arrivare a questa soluzione. Sappiamo che è un approccio insolito, ma abbiamo visto che gli approcci soliti non hanno dato soluzione. L'ultima mozione che ha presentato riguarda la richiesta del Ministro delle Pari Opportunità, non un ministero, ma un ministro. Sì, perché? Beh, non un ministero, nel senso che mi piacerebbe che ci fosse un ministero, ma sappiamo che è un obiettivo non conseguibile perché bisogna cambiare l'assetto. E allora noi abbiamo chiesto che il Presidente del Consiglio Renzi, che ha già fatto delle azioni molto positive, ad esempio avere pensato e proposto e voluto un governo paritario tra uomini e donne, positivo, e però noi sentiamo che manca una figura dedicata in modo specifico al tema delle politiche di genere. Un esempio è che dobbiamo fare il piano contro la violenza previsto da quello che ho chiamato decreto contro il femminicidio, e questo piano non è ancora pronto. Perché? Perché non c'è nessuno dedicato esclusivamente a queste tematiche. E allora noi abbiamo chiesto l'istituzione di la nomina di una ministra senza portafoglio. Ce ne rendiamo conto, ma insomma una persona che o una ministra senza portafoglio o comunque una persona presso la Presidenza del Consiglio dedicata e delegata a queste tematiche. Perché? Perché ci sia focalizzazione sui temi e ci sia impegno costante, un impegno proprio quotidiano, perché le tematiche sono tante. Anche vedere l'impatto di qualsiasi provvedimento legislativo a priori e a posteriori è un lavoro immane, ci vuole almeno una persona dedicata, e quindi abbiamo presentato una mozione con la richiesta della figura della Ministra delle Pari Opportunità. La legge elettorale è stata approvata alla Camera, adesso andrà in discussione al Senato e tornerà alla Camera. Un tuo giudizio? Non è facile dare un giudizio su questa legge elettorale, perché mi pare presenti alcune criticità, ma non ci sono delle verità assolute, secondo me, su che cosa è meglio. Preferenze sì, preferenze no. Entrambe le scelte possono avere delle ragioni o delle contrarietà. Io però mi sono impegnata ad occuparmi della parte che riguarda la parte di genere, e ho lavorato per costruire una relazione tra donne perché ci siano delle misure positive. Purtroppo, con il voto segreto sono state tutte bocciate, incredibile, e quindi ci riproveremo. Quali sono le cose che ti aspettano, che l'aspettano dopo l'estate? Io mi auguro che venga calendarizzato il tema delle unioni civili, è una proposta di legge che ho presentato da mesi, però finalmente, e poi verificheremo, il Presidente del Consiglio ha detto che il tema delle unioni civili sarà all'ordine del giorno di settembre. Benissimo. Secondo tema, sempre in tema di diritti civili, è il testamento biologico. Questa è stata la mia prima proposta di legge, appena entrata alla Camera, quindi più di un anno fa, anche quello è lì. Nonostante la sollecitazione, direi la moral suasion del Presidente della Repubblica. Il problema è che davvero dentro il Parlamento manca una voce laico radicale socialista, e noi cerchiamo di interpretarla questa voce, ma con una certa difficoltà. Il lavoro che vi aspetta sarà ancora intenso, ma quello delle ultime settimane è stato, sì,
quasi un tour de force. Sì. Ultima settimana, riforma della pubblica amministrazione, il decreto sulla competitività, due riforme molto pesanti e mi dispiace che sia ricorso alla decretazione d'urgenza per queste tematiche importanti, ma è proprio per questa ragione che noi abbiamo bisogno di riforme costituzionali, perché il bicameralismo perfetto va superato, perché il lavoro viene rallentato e quindi noi dobbiamo non tanto accelerare per accelerare, ma poter organizzare il lavoro in modo ordinato, sistematico e che procede con un passo giusto. E adesso in vacanza? Sì, con la conclusione di questa settimana si chiude il Parlamento e ci riposiamo un po'. Però siamo a portata di mano. Abbiamo tutti bisogno di riposare, ma credo che nessuno di noi osi andare lontano. Io rimango qui in Italia a dormire, a riposarmi, a leggere e pronti a rientrare se ci richiamano, come del resto è successo l'anno scorso, che dopo una settimana di vacanze la Presidente Boldrini ci ha richiamato per presentare il decreto sul femminicidio. Sì, vacanza vigile. Però ci riposiamo e ci riposiamo anche con la nostra newsletter che chiudiamo con questo numero e appena riparte il Parlamento riparte la newsletter. Buone vacanze a tutti.